Anche oggi vi parliamo dell'ideologia del paganesimo, delle sue idee, del suo modo di vedere il mondo e il suo modo di integrarsi col mondo. Oggi la trasmissione aveva un programma preciso al quale abbiamo messo alcune variazioni in base a alcuni avvenimenti successi Sì, ultimamente. esatto. Scusa. Sì, beh, prosegui pure. Ricordiamo sempre che blocchiamo le telefonate per la prima mezz'ora. Allora, il primo fatto lo passo a Francesco che ci chiarirà un fatto di attualità avvenuto sul giornale di Vicenza. Sì, ecco, allora io volevo intervenire su un argomento d'attualità di cui probabilmente i vicentini hanno letto, soprattutto sulla stampa nei giorni di domenica, lunedì e martedì scorso. E il discorso si riferisce al Monte Sulmano. Il Monte Sulmano è da diversi anni opera dei politeisti per poter permettere di togliere la croce e ripristinare l'antico culto degli dèi. I politeisti queste richieste le hanno sempre fatte tramite richieste ufficiali, scritte, documenti e tutto nella legalità. È successo ultimamente alcuni fatti strani nella zona del Monte Sulmano e subito si sono scatenati soprattutto i preti, i clericali e così via. E certo che tutte le persone sono libere di dire qualsiasi cosa, però non possono obbligare gli altri a fare delle cose che noi non condividiamo. Noi ci riferiamo in particolare a un prete che ha dichiarato che il paganesimo è fonte di pericolo e porta al satanismo, ha dichiarato che il politeismo è pericoloso, che noi dovremmo ringraziare i cattolici, i cristiani per l'opera di bonifica che hanno fatto contro le divinità pagane, dell'opera, diciamo, di demolizione del paganesimo perché appunto hanno così bloccato Satana. Benissimo, io voglio dire che Satana è una problematica loro, però quello che torno a ripetere è che noi non abbiamo il bisogno di chiedere i ringraziamenti e neanche loro devono chiedere di esigere i ringraziamenti, perché il ringraziamento viene dato da una persona quando si nota che il comportamento suo è quello giusto. E in questo articolo comparso sul giornale di Vicenza del 14, in un'intervista, lui dice chiaramente che il paganesimo è pieno di paura, ma il paganesimo non ha nessuna paura. Infatti il paganesimo è sempre stata la religiosità che ha permesso agli altri di. Scusate, blocchiamo le telefonate per la prima mezz'ora. Abbiate pazienza, siamo costretti a lasciare giù il telefono. Grazie per chi sta tentando di telefonare. Sì, ha sempre appunto lasciato la possibilità agli altri di essere libero e di conseguenza con la libertà non si crea la paura. In questa intervista, di cui varrebbe la pena, ma non voglio tediare gli ascoltatori a leggerla, dice: ma perché allora tutta questa voglia di proibito e di mistero? Il prete risponde: è sempre esistita ed è il peccato di Adamo ed Eva, è lì a ricordarcelo. Ma oggi si aggiunge un nuovo motivo. Messo da parte il Dio di Gesù Cristo, il cielo e la terra si popolano di idoli e di spiriti e torna la paura. Il paganesimo, da alcuni osannato ingenuamente come il regno della libertà, è popolato di paure. Anche chi non è credente dovrebbe ringraziare il cristianesimo per la sua opera di bonifica a tale riguardo, ma attenzione, gli effetti della bonifica potrebbero esaurirsi. Che gli effetti della bonifica si siano esauriti, qua non c'è dubbio. Che siano riusciti a bonificare tutto, è dubbio. Di conseguenza, il fatto stesso che loro dicano che parlano di bonifica significa sempre di distruggere un ambiente. Loro hanno distrutto un ambiente fisico e cercano di distruggere un ambiente anche psichico. Ricordiamo che il fatto che i cristiani abbiano usato i ferri roventi sui pagani e sugli stregoni non significa che siano riusciti a usare i ferri roventi sulle divinità, cioè le divinità hanno sempre chiamato gli esseri umani per dilatarsi nel circostante. Sì, di conseguenza, appunto, quello che vorrei, non tanto creare polemica, ma chiarire la cosa appunto in maniera pubblica, visto che è un problema proprio a livello almeno vicentino, che ho abbastanza conosciuto, che la nostra richiesta, sempre una richiesta regolare, è sempre una richiesta all'interno, di una necessità legale di ripristinare in alcune zone il culto degli dèi. Io torno a ripetere che come politeisti come minimo 10 anni che pubblicamente richiediamo che la croce del Monte Sulmano venga tolta. Ma non, noi non siamo, diciamo, degli iconoclasti come i cristiani che distruggevano l'immagine delle loro stesse divinità. Noi diciamo, questa è una divinità vostra, ve la portate dove volete. Noi usiamo il termine traslazione proprio perché lo consideriamo la rappresentazione di un morto e di conseguenza si può portare in un cimitero. Benissimo, allora, visto che è morto, lo possono seppellire.
questo qua dovrebbe essere fatto nel pieno rispetto sia della nostra religiosità sia nel rispetto della loro religiosità. Di conseguenza, quello che voglio dire è che la nostra iniziativa, il nostro scopo è proprio quello di creare uno spazio fisico in cui la divinità si possa manifestare, dove si possa essere fatto un culto. E noi non impediamo a nessuno di avere un proprio riferimento religioso. L'importante è che questo riferimento religioso permetta agli altri di vivere in libertà e nella tolleranza. E io insisto moltissimo che il paganesimo non è solo una forma culturale o religiosa, intellettuale o personale. Ha sempre un bisogno di manifestazione all'esterno. La manifestazione avviene sempre nell'ambito dello spazio, nel senso di uno spazio sacro. Il summano per noi pagani politeisti rappresenta uno spazio sacro e di conseguenza va riconsacrato alle divinità. E questa sensibilità verso il summano non è manifestata solo da noi, ma è manifestata anche da tantissime persone. Chi nel Vicentino, ad esempio, conosce un giornale che si chiama Storia Vicentina, è uscito un paio d'anni fa, ad esempio, un articolo di 3 pagine fatto da una brava persona che purtroppo è mancata da poco, in cui parla di archeologia dell'Alto Vicentino, dice il Monte Sommano è il Monte degli Dèi, e addirittura in alcune sue opere Alvaro Bonollo, e anche non solo lui, ha dimostrato che il presunto distruttore della croce, che era in cima al Monte Sommano, era un santo che è stato inventato di sana pianta. Addirittura ricerche storiche fatte in ambiente proprio ecclesiastico hanno documentato che era solo una forma di propaganda, proprio perché, essendo il monte così forte, così venerato, è sempre stato qualcosa di ostacolo alla diffusione delle influenze negative. Ci sarebbero molte cose da parlare del sommano, però qualsiasi persona che l'abbia affrontato ha sempre capito che l'unica forma religiosa che si poteva manifestare non era la religiosità di tipo monoteista, ma di tipo politeista. Il fatto stesso che il monte possa essere riconsacrato a più divinità, il fatto stesso che ad esempio le cime dei monti fossero sacre a Pan, il fatto stesso che si dice che ad esempio si venerasse Plutone, o si venerasse Giove, o che si venerasse anche addirittura una divinità che si chiamava più Summano, perché finalmente Summano è un'antica divinità. Questo è una cosa fondamentale, che significa che il ricollegamento con l'ambiente, con le varie zone, sono sempre zone pagane, che sono sempre state distrutte dal monoteismo. Ad esempio, io volevo citare sempre alcuni scritti che parlavano del Summano. Ad esempio, Irando nella sua opera sulle rive dell'Astico, dice ad esempio, nei reconditi recessi del monte vive un popolo immenso nel tempo dell'idolatria del peccato. Parla questo è il prete che ha distrutto il tempio sacro. I loro boschi sono sacri a Giunone e a Diana, le loro fonti hanno la protezione delle ninfe, il dio Pan sorveglia i loro pascoli, i satiri sileni sono ispirati nei loro ludi scenici, la pietà degli antichi pagani concorse miralmente ad abbellire il monte, si trovavano laghetti ombreggianti da frassini enormi, di faggi secolari, aioli innumerevoli dei fiori esotici, raccolte da tutte le parti del mondo che rendevano quei prati un immenso giardino. Di conseguenza, come si vede, la necessità proprio per i pagani di avere uno spazio. Per questo io torno a rivendicare al nome di tutti i pagani, tutti i politeisti, la necessità di togliere la croce dal sommano e di ripristinare l'antico culto degli dèi. Io termino qui proprio perché sentivo solo il bisogno di fare una notazione di attualità su questo argomento, e anche perché c'era bisogno di rispondere a queste assurde pretese dal tipo clericale che vengono a dire che noi li dovremmo ringraziare di quello che loro hanno distrutto. Ecco, io per il momento concludo. E sia chiaro che noi chiediamo, non pretendiamo, non imponiamo, non pretendiamo, è importante questo. Noi chiediamo ciò che tradizionalmente ci appartiene. Tutto il resto, vabbè, le cose sono quello che sono, però questo non ci impedisce di chiedere. Io invece volevo allacciarmi un attimino a un paio di telefonate che abbiamo ricevuto l'altra volta, prima di iniziare la trasmissione. E l'altra volta abbiamo ricevuto un paio di telefonate, di cui in una ci invitavano a parlare delle nostre cose e non citare altri, e nella seconda ci invitavano a parlare di cose nostre personali, anziché seguire il nostro pensiero. Allora, purtroppo ci sarà qualche pagano che mi odia, ma come c'è scritto in Matteo, o voi ammettete che l'albero è buono e allora sarà buono anche il frutto, o ammettete che l'albero è cattivo e allora sarà cattivo anche il frutto, perché il frutto si conosce dall'albero. Razza di vipere, come potete parlare bene voi cattivi come siete? Ecco, chi ci invitava a parlare di noi stessi, delle nostre cose, o del mio corpo luminoso, del corpo luminoso di Francesco,
aveva questa intenzione in realtà. Incapace di seguire il pensiero, incapace di seguire il ragionamento, incapace di seguire le cose che si dice, siccome le cose che si dice sono incontestabili, perché sono cose che ogni persona può sentire, al di là poi di come lo sente, si preferisce attaccare le persone o portare le persone ad esporsi per vedere di attaccarle. Cioè io potrei essere anche una persona perversa, potrei essere anche un grandissimo criminale, ma qui io espongo una filosofia e con questa filosofia io mi confronto col mondo. È chiaro che qualcuno invece incapace di avere un pensiero, incapace di portare avanti gli esseri umani, preferisce distruggere gli uomini. E questo è un modo di fare dei cristiani. E ne parleremo un po' di più questo quando parleremo dell'opera dei missionari. E l'altra telefonata invece che ci invitava a parlare delle cose nostre e non a citare gli altri, perché questo secondo quella telefonata ci conviene. Noi ricordiamo che l'orrore cristiano è una cosa aberrante. Cioè riuscire a fermare l'orrore cristiano significa riuscire a costruire il paganesimo. Quello che citava prima Francesco, prima dell'opera di bonifica che hanno fatto, l'hanno fatta con i ferri roventi, con le menzogne, con la truffa, con gli inganni, con tutte le cose possibili che hanno potuto inventarsi. Mai col pensiero, cioè non hanno un pensiero, non hanno fondazione del divenire, sanno solo rubare il pane da altre mani, per cui con loro noi ci possiamo confrontare col pensiero, perché noi non ci tiriamo indietro davanti a nessuno e neanche abbiamo i ferri roventi. Io viaggio con una Bibbia c'è in mano e viaggio con un sacco di libri. Oggi tutto il lavoro che ho fatto l'ho speso praticamente per comprare Onorio Storia contro i pagani. E io non brucio i libri, io i libri li leggo, li uso e li critico e mi servono per costruirmi. I cristiani invece distruggono i libri perché non sanno come opporsi. Ricordiamo che queste sono le due cose che ci divergono, cioè i cristiani usano il terrore e la paura che ha questi preti di farci propaganda del pubblico è il terrore che hanno del nostro divenire e della nostra forza. Noi siamo pochissimi, ma abbiamo la forza di quello che ci circonda. Per cui di questo loro effettivamente hanno paura ed evocano il loro demonio a spauracchio. Bene, data questa premessa, cominciamo la trasmissione di oggi, che è quello che in effetti ci interessa di più. È una lezione che è abbastanza breve, però è una lezione che ci permette di distinguere le differenze. Ricordiamo sempre che non rispondiamo al telefono finché non abbiamo finito la nostra esposizione, per quanto poco noi la riteniamo preziosa, per cui preghiamo di non telefonare per il momento, di aspettare qualche minuto ancora. La trasmissione di oggi verteva in realtà sulle differenze concettuali sulla vita e la morte nel paganesimo e nella stregoneria, in riferimento al cristianesimo. Cioè, chiaramente quello che io esporrò, molti cristiani diranno, ma non è così, per me è diverso da così. Sicuramente si sentiranno magari anche offesi, ma non è che non sia così, è che loro preferiscono non vedere, non guardare le loro cose per quello che sono. Che poi si accorgano troppo tardi, magari sul letto di morte, di essere stati fregati, questo è un problema loro, a noi questo non ci interessa. Per cui ognuno può anche illudersi che le cose siano diverse, ma sono come le esponiamo noi e possiamo portare documentazione a quello che noi diciamo. Allora, per i cristiani e tutti i seguaci delle religioni rivelate o messianiche, la vita è un processo di asservimento al Dio Creatore, in quanto questa è considerata un suo dono, con tutto l'orrore in essa contenuto. Per i pagani e gli stregoni, la vita è un'occasione, un'opportunità per riuscire a sviluppare il proprio corpo luminoso e diventare eterni. Per i cristiani la morte è il momento in cui la loro anima va al giudizio divino. Per i pagani e gli stregoni la morte del corpo fisico è il momento della nascita del corpo luminoso. Da cui si deduce che i cristiani e gli aderenti alle religioni rivelate messianiche devono conformarsi sottomettendosi alla verità imposta dal loro Dio e dai suoi rappresentanti o presunti tali. Da cui si deduce che pagani e stregoni devono tendere a sviluppare la loro libertà in relazione al loro circostante, sviluppando così il loro corpo luminoso, raggiungendo gradi diversi di verità a mano che il loro potere di essere cresce. Per i cristiani la morte è angoscia e disperazione. Avranno servito abbastanza bene il loro Dio per meritarsi il premio?
Avranno sottomesso e violentato un numero sufficiente di esseri umani per meritarsi il premio divino? Ricordiamo che queste sono le angosce kierkegaardiane. Per i cristiani e gli stregoni, la morte del corpo fisico è il coronamento del loro successo, l'obiettivo per cui hanno lavorato, facendo crescere il proprio corpo luminoso attraverso le relazioni col circostante. E questo mi ricollego a Francesco quando parlavo dell'importanza del Monte Summano e di certi luoghi sacri, prendendo nelle proprie mani le scelte della loro vita. I pagani e gli stregoni partoriscono il loro corpo luminoso. La conseguenza di questo è che per i cristiani esiste la nascita e la morte, per i pagani e gli stregoni esiste la nascita del feto, esiste la nascita del bambino, esiste la nascita dell'essere umano adulto, esiste la nascita dell'essere luminoso di derivazione umana. Dunque, per i pagani e gli stregoni, l'esistenza umana è una sequenza di nascite. Se per i cristiani la vita, oltre la morte, è assicurata pregando e sottomettendosi a Dio e ai suoi delegati in terra, per i pagani e gli stregoni la pratica della vita permette di incubare il proprio corpo luminoso attraverso lo sviluppo del loro potere di essere, esercitando la loro volontà, le loro determinazioni, soddisfacendo i loro bisogni e sviluppando il sapere e la conoscenza. In altre parole, crescendo sempre. Infatti non siamo dei creati, siamo dei divenuti. Davanti al loro Dio i cristiani sono passivi, dunque l'anima continua dopo la morte. In realtà chi ha vissuto mettendosi in ginocchio non conserva energia vitale sufficiente per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. E la disperazione dei cristiani davanti alla morte o la loro rassegnazione è esteriorizzazione del fallimento della loro vita. Se i cristiani sottomettono gli esseri umani, mettendoli in ginocchio, tanto dopo la morte decide il loro Dio fra inferno e paradiso, per gli esseri umani il loro divenire dopo la morte del corpo fisico può essere un fallimento se hanno vissuto mettendosi in ginocchio, o peggio ancora, sottomettendo. È un successo se hanno operato per sviluppare il loro corpo luminoso, che continuerà nella sequenza dei mutamenti in relazione alla quantità di energia vitale che ha accumulato. Può essere libero di continuare la sequenza dei mutamenti o può diventare parte di un essere più grande per continuare la sequenza dei mutamenti e arrivare all'eternità. Gli esseri più grandi con cui continua il cammino, il paganesimo li ha individuati nell'essere terra, nell'essere sole e nell'essere natura. In ogni caso, chi ha vissuto prendendosi nelle proprie mani il proprio divenire, continua nella sequenza dei mutamenti fino alla conoscenza universo. E a proposito di questo, mi è capitato fra le mani Nostradamus e alcune sue profezie. E a proposito di questo, voglio leggervi una profezia di Nostradamus, visto che va molto di moda ogni volta che succede qualcosa, leggere qualcosa di Nostradamus. E la quartina sarebbe la quartina 13 del capitolo 2, che dice: «Il corpo senza anima non più essere sacrificato, il giorno della morte messo in natività. Lo spirito divino farà l'anima felice vedendo il verbo nella sua esteriorità». E questo sta ricalcando i nostri lavori in filosofia, i nostri lavori del paganesimo, i nostri lavori di stregoneria, alla faccia di tutte le interpretazioni. Bene, io ho esposto le differenze che c'è fra il cristianesimo e il paganesimo e stregoneria. Un'ultima cosa volevo accennare prima di dare via alle telefonate, se qualcuno vuole chiamare naturalmente. Volevo spiegare il concetto libertà. Allora, tanti hanno detto la libertà, voi volete la libertà, volete essere liberi, eccetera. Non bisogna fraintendersi col significato. Cioè, il termine libertà può essere un aggettivo o può essere un nome, un sostantivo. Bisogna scegliere cosa si vuole. Cioè, non è che io sono libero, io devo diventare libertà, cioè io nel mio fare, nel mio quotidiano, devo portare avanti l'aspetto di libertà che ho dentro di me. Io ho una divinità dentro di me, ne ho tante in realtà, come ogni persona, come ogni essere della natura, tante divinità dentro di sé, e può scegliere nei vari momenti della propria esistenza farsi questa divinità, e il farsi divinità, che noi continuiamo a masticare questo concetto. E libertà è una divinità che abbiamo dentro, è un aspetto del divino che abbiamo dentro. Fare
Farsi libertà è un modo di essere di tutti gli esseri della natura. Per cui quando io venero libertà, mi faccio libertà. Cioè non è il concetto della libertà giuridica, dove la mia libertà finisce, dove comincia la tua libertà, perché la libertà deve essere, c'è troppa libertà, ma quanta libertà. Cioè non è questo, questo è un concetto del potere di avere. Cioè il potere di avere nel disfacimento degli esseri umani deve mettersi dei limiti e deve permettere agli esseri umani di avere un minimo campo di movimento. Per cui il concetto della mia libertà finisce dove comincia la tua è un concetto abbastanza estraneo dal punto di vista della stregoneria, nel senso che appartiene al potere di avere, appartiene al comando sociale, appartiene all'ambito giuridico. Mentre invece quando noi parliamo di libertà, parliamo della libertà inteso come divino, cioè come un essere divino, che però non è un essere, è un aspetto divino che è dentro ogni essere della natura, ogni essere esistente. Davanti al quale, col quale noi stabiliamo un rapporto, perché man mano che io faccio uscire il mio lato divino di libertà, cioè il mio lato divino da dentro di me, ogni volta che esce libertà si rafforza, per cui c'è un mutuo scambio di energia vitale col quale io cresco e libertà cresce, cresce la libertà di tutti gli esseri che mi circondano, per cui ogni volta che io esercito la libertà all'interno del potere di essere, all'interno del mio sviluppo, porto fuori la divinità libertà. Ecco, importante è questo, perché non confondiamo i concetti di libertà. È troppo comune dire la libertà giuridica, la libertà civile, la libertà. Mentre in stregoneria libertà è un aspetto magico e il farsi libertà è trasformazione dell'individuo. Cioè l'individuo quando si fa libertà si trasforma. Ecco, è importante poi non è importante se riusciamo a capire il significato dell'idea. L'importante è che cominciamo a stabilire che esiste una libertà all'interno del potere di avere e una libertà all'interno del potere di essere. E sono due cose distinte. Questo mi premeva mettere in chiaro. Bene, io ho finito l'esposizione. Adesso apriamo pure le telefonate, chi vuole telefonare può telefonare con prefisso 049 700 700, lo mandiamo in diretta, di conseguenza possiamo già rispondere, parlare, sentire suggerimenti. C'è già una telefonata, sentiamo. Sì. Ciao Giampaolo, ti metti in linea? Ciao, scusa. Ciao Ciao. Giampaolo, dimmi. In un certo spazio dell'Himalaya mi sembra esista il Tibet, che è due terzi della, circa come estensione, due terzi dell'India, mi pare, no? E c'è il cosiddetto Monte Kailash dentro al Tibet, se non Sì. erro, vero? Una bellissima montagna che è sacra, Sì. stranamente a quattro, per quattro religioni o filosofie diverse, per l'induismo, Sì, era quella montagna che addirittura Messner non per il scalò per, su buddismo, richiesta dei certo. tibetani. Messner si è rifiutato di Sì. scalarla per rispetto. Esatto. Ed è sacra per l'induismo, per il buddismo, per il jainismo e per l'animismo. Sì. Stranamente queste quattro religioni convivono senza fare a pugni, non mi spiego, ma sono dei poveri imbecilli, probabilmente sono dei popolini lì incolti, vero? No. Barbari probabilmente, vero? Cosa vuoi fare? I Cosa cristiani vuoi? l'hanno dipinti così. Sì, Ma quelli, qualcuno ha detto, sarebbero da eliminare addirittura. dopo scoprire una filosofia ricchissima. Vero, Sì. hanno subito un milione di morti, nessuno ne ha parlato ed è passato tutto come sotto il nome di rivoluzione culturale cosiddetta. Va bene, prendiamo anche questa, portiamo a casa. Allora io dico, cosa aspettiamo a lasciarci vivere uno con l'altro e dire, ma se uno gli va di adorare un sasso e crede fermamente in quel sasso lì, il giorno che tradirà quel sasso, tradirà veramente se stesso. E quando adora quel sasso e ti frega l'otto per mille, cosa succede? Comunque, veramente, io mi sento molto, ma molto barbaro e arretrato e possibilmente spero di, invece di evolvere, spero di involvere perché mi avvicino sempre di più agli animaletti, non so No, perché. Giampaolo, bisogna sempre andare avanti, nell'esistenza. Ma in ogni caso, guarda, a me basta veramente che lascino parlare tutti e
e che lasciano così vivere e sopravvivere anche a me, così respirare, diciamo, mi basta, che non torniamo ai tempi di Giordano Bruno, per carità. Per carità. C'è il rischio di tornarci, purtroppo. Stiamo arrivandoci, eh. Sì, perché sotto uguali le posizioni clericali ultimamente sono delle cose impressionanti. Ad esempio, c'è un autore che si chiama Alain Danilou. Sento molto vicini, come sento vicini gli animali e come sento vicini tutta la natura, perché il panteismo per me non è ancora sorpassato. Per noi questo è una... lo sentiamo come gratitudine. Ciao a tutti. Ciao. Sì, c'è un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Sì. Sì? Niente, dico io, no? Forse bisognerebbe partire, no? Se posso... Chi sei, scusa? Sono Angelo da Mestre. Sì? Ciao. Paesano vostro qua. Perfetto. Niente, volevo soltanto dire, no? Cioè, in pratica, intanto, forse, come si dice, sono io che faccio confusione, no? Però dovreste partire dal momento in cui uno incomincia a credere a certe cose, no? Cioè, smentire per esempio la religione, le altre religioni, oppure in questo caso il cristianesimo, quella cattolica, diciamo, no? Sì. Le faccio un esempio, però vorrei che mi rispondesse, diciamo, se è possibile. Sì. Oh, dunque, come si dice, Dio ha creato Adamo ed Eva, giusto? No. 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 Partiamo già a rovescio. No, io così mi hanno insegnato a me a scuola. Sì, indubbiamente. Sì. Ecco, quello è il mio dubbio, che con mia moglie faccio baruffa questa roba qua. Dico, chi ha creato Adamo ed Eva, no? Giusto? Io ti ascolto, ma non riesco a capire. Cioè, da quanto tempo ci ascolti, Angelo? È la seconda volta. È la seconda volta, è un po' duretta. No, ascoltami, vorrei capire anch'io, insomma. Sì. Cioè, Dio ha creato Adamo ed Eva. Partiamo da questa domanda e lasciamo aperte le altre, no? Dio ha creato Adamo ed Eva o no? No. Cioè, noi siamo divenuti dal fango primordiale. No, e il fango primordiale si è formato prete, per nostra volontà. Scusami, voglio parlare come un prete. Cosa? I preti cosa ci dicono, no? Sì. Che Dio ha creato l'uomo a sua somiglianza, quindi ha creato Adamo ed Eva, giusto? Va bene, va avanti. Adamo, no? Sì. Eva è nata da una costola di Adamo, sì? Giusto? Sì. Oh, e poi, che hanno fatto figli questi due? Ah, adesso ho capito. Hanno fatto come si dice... È una cosa incredibile. Come si dice, come hanno fatto a continuare, diciamo, la storia, no? Ah, non so, non si dice questo. No, ma io chiedo qualche prete, però mi mandano a quel paese quando faccio questa domanda. Beh, indubbiamente. Poi, diciamo, c'è una domanda senza risposta, in pratica, anche per voi, allora. Sì, sì, ma infatti per noi è assurdo io tutto. Io voglio dire, se c'è qualche prete in ascolto, che mi spieghi, insomma, no? Beh, speriamo di no, dai. No, non voglio... No, nel senso che ci taglia... No, ma guardi, questa è una domanda che vi faccio da anni, ho 35 anni, una domanda sì. Che vi faccio almeno da 20 anni, perciò... Indubbiamente. È questo importante. Poi, mettiamo i cazzi che riuscite a trovare anche una risposta, che non so se esista, sulla Bibbia, che lei legge la Bibbia, mi dice. Sì, qualche volta. Ma sulla Bibbia non c'è scritto... È una brutta lettura. Ma non c'è scritto sta roba qua? No, non c'è scritto. E quindi la Bibbia da dove inizia? Non ha importanza, lo saltano. Viene eliminato. Poi c'è un'altra roba, sempre in contiguità, che cioè andiamo avanti magari di anni, però è in contiguità questa domanda qua, no? Che venne l'alluvione universale, Noè, non so. Sì. E morirono tutti, no? Sì. Restò Noè con le pecore, gli animali, sì, eccetera, no? I serpenti sono rimasti, ma gli uomini Noè con chi li ha fatti? Non si sa. Ma ecco, quello che vorrei che... per essere credibili, no? Perché da volte uno vi telefona e dice, Madonna, in effetti magia, stregoneria, uno pensa chissà... Sì, che cosa, esatto. Panico, non so, adesso ti brucio nell'erba, insomma. Sì. Ecco, vorrei che... come si dice? Faccio fatica a spiegarmi, scusi. Abbiamo capito perfettamente. Vorrei far capire, no? Quella che dicono che voi siete cretini... Sì, grazie. A dare, come si dice... una risposta a loro stessi, dice, in effetti, ma questo che mi dicono? Cioè, di reale, cosa mi dicono? Cioè, Adamo ed Eva cosa hanno fatto? Certo. Noè, poi, chi li ha, cioè, Noè era da solo, in alluvione, tutti sono morti, e l'ha fatto con le pecore, non so io, cioè, quello vorrei... Sì, sì, no, ma penso che se lo siano chiesti anche loro... Non ho capito, però, tanta gente dice, Dio, qua, là, però, il discorso è che quando ci facciamo delle domande ben precise... La risposta dov'è? Esatto. Maria, Gesù è nato con lo Spirito Santo, possiamo anche crederci, perché ci va di crederci. Però Adamo ed Eva, che hanno fatto? Esatto. Quali figli hanno fatto? È vero. Cioè, l'hanno scopato o no? Chi lo sa? Creato, cioè, scusi, No, ma... la volgarità. No, ma è così. È giustissimo. Cioè, anche noi diciamo ai cristiani che dovrebbero ogni tanto leggersi le loro sacre scritture. Poi, senza parlare di Abramo, eccetera, cioè...
sono tutte robettine così, spaziate nella fantasia. Cioè, sembra un sogno, uno sogna la mattina, si alza e dice, beh, ho sognato, beh, basta, chiuso. Però questa è una cosa che siamo coinvolti già dall'inizio, da piccoli, eccetera, non stato la mia vita privata, insomma. Comunque, già da piccoli siamo, diciamo, tarati, no? Sì. Non abbiamo appunto una libera scelta. Certo, è quello che affermiamo anche noi. Io non dico che uno non deve credere in Dio, se ci crede, cavoli suoi, insomma. Esatto. Non dico che non è uno stragone, se ci crede, cavoli suoi, insomma. Eccetera, tutte le religioni via dicendo, sono cavoli suoi, certo. Però da domande reali, risposte reali, tutto qua, insomma. Sì, sì. Certo. Se magari approfondisse sta roba qua anche per chi, come tante persone che ascoltano sta radio, magari credono in Dio e non bisogna condannarli, però fagli capire che c'è una domanda reale. Cioè, oggi lavoro, ho preso 10.000 lire, compro il pane e il latte, bene. E oggi credo in Dio, ma cosa credo? Certo. Basta, sì. Non parlo più, se no mi dilungo troppo e non vorrei annoiare. D'accordo, no, ciao. Chiaro, scusa, ciao. Interverrò più tardi. Se grazie. No, hai fatto bene intervenire. Però mi raccomando, vorrei, come si dice, anche per essere più credibili, forse siete anche più credibili, se vi soffermate su, come si dice. Sì, ma adesso dirò io una risposta per radio. Grazie. Ciao, Angelo. Vuoi dire qualcosa? Un attimo solo. Sì. Angelo, vogliamo dirti questo, cioè noi, quello che tu dici, lo abbiamo già fatto, cioè nel senso che abbiamo già fatto la lettura della Bibbia sul Dio e su alcune delle contraddizioni che noi vediamo dal punto di vista della stregoneria. Cioè abbiamo già fatto una trasmissione in questo senso. Ripeterla adesso è un po' una ripetizione, insomma. Comunque abbiamo già detto ai cristiani di leggersi la Bibbia, e per noi, quando noi ci riferiamo al Dio dei cristiani, parliamo sempre del macellaio di Sodoma e Gomorra, cioè per noi è un assassino, proprio come immagine descritta. Sì, ecco, io volevo fare un intervento prendendo lo spunto del discorso del sesso che faceva il nostro ascoltatore prima. E volevo fare una citazione di un certo Lee Alexander Stone, dice, che parla del simbolismo sessuale delle chiese. E allora dice, allorché uno entra in chiesa lo fa attraverso la doppia porta, grandi labbra, quindi si trova nel vestibolo, per andare oltre deve passare attraverso un'altra doppia porta, piccole labbra, allorché raggiunge l'interno, vagina, egli vede davanti a sé l'altare, utero, e ad ogni lato dell'altare si possono vedere porte che conducono ad altre stanze, tube del Falloppio, dove il candidato al battesimo viene a contatto col prete o predicatore, ed è qui che egli riceve il seme della rigenerazione, egli torna indietro all'altare ed è battezzato liquido amniotico e lascia la chiesa come un'anima rinata. Questa è una citazione sul simbolismo sessuale delle chiese, tanto proprio per ricondursi a questo, proprio perché effettivamente le spiegazioni di tipo proprio pagano possono essere date soprattutto tramite l'uso del sesso e l'uso proprio naturale e magico anche della sessualità. Io l'ho detto anche in altre trasmissioni, e che più di qualche pagano ha sempre affermato che soltanto usando si può pure passare, che vedo che c'è una telefonata. Pronto? Sì. Giù. E che sosteneva che era appunto possibile ritornare in contatto con gli dèi usando soprattutto il sesso, anche se noi perdessimo qualsiasi cognizione, qualsiasi leggenda, qualsiasi mitologia, questo sarebbe proprio fondamentale per poter ritornare. Io vorrei ricollegarmi sempre a un'altra telefonata, tanto ricordo il numero telefonico 049 700 700. E prima si parlava di panteismo. Beh, c'è un autore che purtroppo è poco conosciuto in Italia, che è Alain Danielou. Alain Danielou ha scritto alcuni testi, posso riprendere, passa pure la telefonata. Ciao. Sei pronto? Siete Radiogamma? Sì. Sì, niente. E ho sentito adesso per la prima volta che state facendo questa trasmissione. Beh, come ti chiami, scusa? Di leggere la Bibbia. Vorrei sapere quale Bibbia, siccome ce ne sono parecchie. quella CEI. Come? Quella ufficiale CEI. Si chiama addirittura così? Sì, beh no. Sacra Bibbia, tradizione dei testi originali. Ho capito. Grazie. Prego, ciao. Allora, se non c'è altro... Sì, allora torno sul discorso Alain Danielou. Alain Danielou è un autore purtroppo poco conosciuto, è morto un paio d'anni fa e difatti commentando di lui, i giornali scrissero, fa una vita di lotta contro il monoteismo. Lui è uno dei massimi studiosi contemporanei appunto del politeismo e di tutte le religioni panteistiche. E ha scritto alcuni libri, tra cui Shiva Dioniso. Benissimo, questo è un autore così importante, così fondamentale, per quanto dà l'indirizzo verso il politeismo, che i preti non trovano altro spiegazione che denigrarlo. Basti pensare che qualche giorno fa è uscito addirittura un articolo sull'Avvenire dicendo,
una grande cazzata, è proprio una grande cazzata, che all'indietro chi lancia i sassi nelle autostrade c'è la lettura dei libri degli Adelphi di Roberto Calasso e c'è la lettura di Alain Danielou. Cioè, tanto per rendersi conto di quanto è l'astio, di quanto è l'odio contro questo autore. Questo autore si è sempre impegnato in tutta la sua vita a lottare contro il monoteismo, ha dimostrato l'intolleranza del monoteismo, la pericolosità del monoteismo, ha scritto dei libri favolosi. Pur essendo costi da pochi, rappresenta una miniera di informazioni e la Chiesa, addirittura tramite l'organo ufficiale loro, la CEI, lo attaccano continuamente, proprio perché dà la possibilità non di dire io insegno qualcosa o vi dico qualcosa, vi ordino qualcosa, ma vi do delle informazioni che poi voi dovete elaborare, perché dice che chiaramente che tutte le religioni di tipo pagano, politistico, sono religioni che si fanno a Shiva o Dioniso e di conseguenza vengono sempre portate avanti tramite le persone, non tramite dei concetti, dei valori, dei principi assurdi, dei comandamenti, ma tramite anche l'agire delle persone e soprattutto questo via tramite il sesso. Penso di aver dato così un accenno volante. Io invece, scusa, vai. Sì, no, se vuoi proseguire. No, allora. Ecco, io volevo anche poi fare sempre un richiamo, ad esempio, un po' particolare. Prima parlavamo di intolleranza, di violenza. Forse certe volte il parlare soltanto così a parole rende poco. Anche se vuoi passare. Pronto? Ciao, sono Andrea di Padova. Ciao Andrea. Ti ricordi le parole di Battiato in una sua famosa canzone quando diceva lo shivaismo tantico di stile di sì, esatto. Le lotte pornografiche dei greci e della Cina? Sì, allora nella sua canzone dice libera il tuo sesso o libera la tua immaginazione, la tua immaginazione temporale, mandala al potere nel tuo organo sessuale, c'è un'altra canzone di Battiato. Sì, beh, è chiaro che in queste canzoni si rifaceva una sorta di neopaganesimo, anche se lo faceva probabilmente in modo abbastanza provocatorio, sì, nei confronti delle religioni tradizionali, in quanto poi lui ha abbracciato poi altre visioni, anche un altro tipo di... È dura da superare l'educazione? Sì, comunque no, ero incuriosito dai discorsi che facevate, ma volevo sapere a quale forma di paganesimo vi riferite, perché parlare di paganesimo così in modo abbastanza generale e vago non... Allora... Bisogna che siate più precisi, perché ce ne sono stati tanti di paganesimi. No, allora ti spiego, Andrea. Noi stiamo tentando di lavorare dal punto di vista filosofico, dal punto di vista generale, per ricostruire la filosofia del paganesimo. Cioè nel senso che noi abbracciamo tutti i paganesimi nella misura in cui sono relazioni fra l'individuo e il suo circostante. Poi i nomi che un individuo usa per chiamare il circostante e la specificità del circostante con cui lui si relaziona sono una cosa soggettiva sua, però noi stiamo facendo un lavoro per riuscire a far capire che la soggettività dell'individuo nella relazione col mondo che lo circonda è l'unica forza che c'è per costruire il suo corpo luminoso. Cioè praticamente, anziché esserci un Dio creatore, la coscienza assoluta dell'universo noi la mettiamo alla fine, cioè come il divenire del presente. Sì, ecco, per io... cui... Sì. Per da passo a Francesco. Sì, ecco, non so se tu conosci, visto che parli di paganesimo, un autore che si chiama Walter Rotto. No. E Walter Rotto ha scritto diversi libri, purtroppo poco conosciuti sempre in Italia, perché con il marea di cristianesimo che c'è è difficile che passino. E lui diceva che il paganesimo non è solo una cosa del passato, è una cosa del futuro. Addirittura in un suo libro, che è Spirito Classico e Mondo Cristiano, dice: le divinità sono esistite, esistono ed altre nasceranno. Di conseguenza il paganesimo non è una cosa statica come il cattolicesimo, che ha un libro sacro e ti rifai a quello, ma è una cosa che è in continua vita, cioè perché vive con l'uomo. Non so, di conseguenza, ad esempio, io mi rifaccio moltissimo al paganesimo di tipo romano o di tipo greco, però non lo considero un modello che non si possa ripetere. Sì, visto che ti rifai al paganesimo di tipo romano, io diciamo non sono competente come voi sul neopaganesimo, recente, però una formazione storica, e quindi il paganesimo romano l'ho studiato. Voglio dire, se ti rifai al paganesimo romano, sai benissimo che negli ultimi secoli... Sì, ma siamo presi l'anno noi, Il paganesimo aveva assunto una forma sincretistica, sì, per cui infatti i pagani che adoravano anche il Cristo, sì, vero, e lo vero consideravano come un dio alla stregua di tanti altri dei. È vero. Ma voglio dire, il paganesimo romano tendeva ad assimilare le altre religioni e a considerare qualunque dio venisse
solamente perché era diciamo sentito e vissuto da una popolazione, da una comunità, era per i romani era certo. Sì, loro avevano il rito delle vocazioni, cioè se infatti loro avevano però il rito delle vocazioni, cioè evocavano la divinità degli altri popoli, la invitavano a venire ad abitare a Roma e per questa divinità creavano un tempio. Ecco, esatto. Sì, però tieni presente che io per esempio fermo il paganesimo al periodo sillano, cioè all'arrivo di Silla, dopo le guerre civili con Mario, perché da allora comincia un processo di degenerazione religiosa che porta l'imperatore Dio. E l'imperatore Dio apre le porte all'uomo Dio, cioè al cristianesimo. Per cui, anche se io prendo, comunque leggo e studio anche le altre divinità, però come pathos, come relazione fra l'individuo e il circostante, tendo a fermarla là. Magari arrivo ai Sabini, arrivo agli Etruschi, capisci? Cioè, però a un certo punto, quando si comincia a costruire l'immagine dell'uomo Dio, io là mi fermo. Sì, beh, poi... Visto che tu conosci il paganesimo romano, beh, la figura di Giuliano l'imperatore, il cosiddetto Giuliano l'apostata, lo conosci? Sì, beh, è una figura emblematica. Sì, difatti lui nella sua tolleranza diceva, andremo a ricostruire il tempio per gli ebrei, cioè proprio questo era proprio lo spirito di tolleranza massimo, insomma. Sì, beh, ma ci sono molti casi in quel periodo, diciamo, travagliato e traumatico della storia romana di abiura, e non so se avete presente un libro che vi consiglio di leggere, che di Dodd, Pagani e cristiani in un'epoca di angoscia. Sì, quello della Nuova Italia, sì. Sì, ecco, quello è un libro eccezionale, sì. che studia questo periodo e appunto parla di questi secoli come secoli di angoscia, di incertezza spirituale, di grande crisi dal punto di vista religioso e spirituale, per cui, ecco, e comunque... Certo che il paganesimo, voi, è vero che è sempre vissuto e in un certo senso si è anche innervato nel cristianesimo e si è intrecciato, perché come sappiamo benissimo anche l'opera che ha fatto la Chiesa è stata anche quella di non di distruggere completamente il paganesimo, ma corso dei secoli di cercare di ricondurre anche le feste pagane, cercare di appropriarsi le ha rubate, nel vero senso della parola, un alveo cristiano, svuotandole di significato. Esatto, le ha rubate nel vero senso della parola, cioè non è stata un'operazione sincretica. Rimane in fondo che il 25 dicembre, in cui si festeggia la natività del Cristo, erano i giorni dei Saturnali romani, e in fondo sì, è il sole invictus di Elio Gabalo, anche se io per esempio già quell'immagine comincio già a rifiutarla, mentre altri pagani l'accettano, capisci? Cioè ogni persona ha una propria percezione soggettiva, per cui il paganesimo che stiamo costruendo noi non sarà più il paganesimo antico. Beh, certo. Perché 1600 anni di cristianesimo ha saccheggiato la percezione umana, ha saccheggiato le divinità, per cui non sono più le stesse divinità. Se sono diverse dopo 1600 anni di saccheggio. E poi nuove divinità ne verranno sempre fuori, cioè nasceranno proprio perché l'umano è legato al divino. Cioè l'agire dell'uomo non è separato dal divino, ma il divino è a fianco, di conseguenza l'azione dell'uomo creerà nuove divinità. Sì, anche se diciamo che il paganesimo fin dalle sue origini è legato alla natura. Sì, esatto. Quindi... Essenzialmente alla natura. Ecco. Certo. Sì, ma infatti sono tutte... Cioè, su queste cose sono cose proprio basilari, insomma, cioè nel senso il paganesimo è legato alla natura in quanto la natura è divina in se stessa. Ecco, sì, beh, questo è chiaro, evidente. E niente, ma così volevo sapere, anche se un po', diciamo, parlare di dei, cioè voi non vi rifacete, insomma, non rifate a un dio oppure a degli dei in particolare, quindi... No, noi stiamo evitando di fare un discorso. No, noi stiamo evitando di fare discorsi sugli dei specifici. Cioè la nostra costruzione della filosofia ci impedisce in questo momento di fossilizzarsi su delle immagini. Sì. Cioè lasciamo liberi chiunque di avere le proprie, purché non ci sia violenza e purché sia relazione col mondo circostante. Capito. Sì, ecco, ti dico, tanto noi logicamente non è che facciamo solo questo, ad esempio noi pubblichiamo anche del materiale, tanto per dire, noi facciamo un bollettino abbastanza consistente che esce un paio di volte all'anno, ad esempio l'ultimo numero che è uscito, ad esempio, parla ad esempio di varie tematiche, ad esempio c'è una traccia di una conferenza fra le differenze fra magia, stregoneria, paganesimo e cristianesimo. Che stiamo ripetendo anche adesso. Sì, e c'è ad esempio un testo, ad esempio, di magia sessuale della fraternità Saturni tedesca, c'è ad esempio uno studio sul flauto.
c'è ad esempio uno studio sulla quercia, c'è uno studio sui lupercali, c'è ad esempio la figura del dio Pan nell'opera di Machen, di Arthur Machen, così via. E in conseguenza, cioè, noi sviluppiamo più tematiche varie. Comunque, se qualcuno è interessato a queste tematiche, ad approfondirle, noi abbiamo un recapito che l'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, casella postale 53, 36063, Marostica, Vicenza. E qui uno può scrivere, noi gli inviamo tutto il materiale che gli può servire di informazione, insomma. Ah, beh, sì, certo. Beh, ma voi fate anche delle ricerche, non lo so, sulle festività di origine pagana che Sì, si noi facciamo. tramandano al giorno d'oggi? Sì. Ecco. Ecco, tanto io appartengo a una struttura che prima si chiamava Federazione Pagana, adesso si chiama Sacre Radici. Perché ci sono Ecco, molte festività che sì, ecco, ti dico, ad esempio, sono. noi festeggiamo due festività tramite appunto questa struttura, che è quella di Calen di Maggio e quella del 30. Ah sì, ma a parte le festività che voi recuperate dalla tradizione, ormai magari già abbandonate, ce ne sono altre viventi che datano a millenni, Sì, ce ne so. secoli fa, che sarebbe interessante anche riscoprire e Sì. comprendere nel loro reale Sì, ma significato, infatti, visto che noi proprio ce ne facciamo sono un lavoro di tante, studio, però tieni conto anche che il. tradizioni, ma nella campagna, eccetera, che si possono ricondurre al paganesimo, eccetera, Sì, magari beh, si è d'altronde il termine diventate nel pagano corso viene di dal termine proprio pagus, cioè proprio abitante del villaggio. villaggio, di Ecco, conseguenza. sono tradizioni sedimentate nei secoli che però sono tuttora, si manifestano, insomma, cioè, non so, adesso, beh, la stessa tradizione, non so, nelle varie campagne anche del Veneto ci sono molte festività proprio all'inizio dell'anno che si possono Certo, ma c'è ricondurre un'altra operazione anche al che. Carnevale stesso, in fondo. Certo, c'è un'altra operazione che stiamo pensando di fare invece, di vedere di costruire un sincretismo fra il bisogno di libertà che è sorto negli ultimi 300-400 anni con le varie divinità, cioè accoppiando Minerva, per esempio, il sapere, il Giunone alla nascita e così via. Cioè, un sacco di, cioè, esistono tante operazioni che si possono fare che per il momento sono solo delle idee, capisci? E Sì. sono tutte idee fattibili perché si tratta di costruire il futuro, non di pescare solo e semplicemente dal passato. Ah beh, certo, sì. Sì. E comunque, beh, a parte che ci sono anche tradizioni pagane che naturalmente poi nei secoli passati.